Cari amici del Volto del Ring, benvenuti in questo nuovissimo video della Universe Mode su WWE 2K20. Siamo arrivati all'ultimo episodio di Raw, prima della disputa di Hell in a Cell che andrà in onda questa domenica dalle ore 6 del mattino, sempre qui su questo canale YouTube. Il main event dell'evento sarà quello che vedrà il titolo universale in palio dentro l'Hell in a Cell tra l'imbattibile, il campione dei Fiend Bray Wyatt ed il campione hardcore dei Big Dog Roman Reigns. E proprio Roman sarà presente proprio oggi in apertura di puntata per rilasciare le sue ultime dichiarazioni prima dello scontro della vita contro il maligno. Nel nostro main event avremo il general manager di Raw, Triple H, che avrà delle dichiarazioni molto importanti da fare proprio sulla questione titolo universale. E dunque partiamo subito con il segmento d'apertura di puntata con Roman Reigns, e noi ci vediamo subito dopo per il primo incontro della serata. Tommaso Ciampa, lo sfidante per il titolo degli Stati Uniti, Kevin Owens ad Hell in a Cell, sarà in azione. This is gonna be awesome. Let's listen in as he addresses the WWE Universe. Shh. Well, okay. That's one way to start. Confidence is good. Arrogance is not. Walking a fine line there. The belief is strong. A fan favorite. Okay. There's a superstar who doesn't lack confidence. The belief is strong. Definitely a fan favorite. And that does it. If that doesn't get you fired up, I don't know what will. That'll raise the old heart rate. And if that's any indication, we're in for one epic night. There's two things I've come to learn about Baron Corbin. He doesn't like people, and he loves to cause chaos. Some of the best observations you've ever made, Byron Saxton. Thanks, Corey.
The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Kansas City, weighing in at 275 pounds, Baron Corbin. I'd like to preface this by saying Corey Graves' comments about Baron Corbin are paid for by friends of Corbin. That's inaccurate. Corbin doesn't pay me anything to be his friend. Former Money in the Bank contract holder. Former United States champion, winner of an Andre the Giant Memorial Battle Royal. The Lone Wolf. The Black Heart is here. And his opponent from Milwaukee, Wisconsin, weighing in at 201 pounds, Tommaso Ciampa! In all my years in this business, I can't even say I've ever encountered a man as selfish, as singularly driven, and consumed by his ego as Tommaso Ciampa. You don't want to get in the way of the Sicilian psychopath and his goal to seize the moment. Ciampa, of course, is a vindictive man. He does not take lightly to anyone challenging him, whether it's in the locker room or in the ring. The term competitive spirit, not in his vocabulary. He just wants to hurt any and all challengers. E dunque, ragazzi, si può partire. Tommaso Ciampa contro Baron Corbin. Vi ricordo che Tommaso Ciampa questa domenica dalle 6 del mattino ad Hell in a Cell affronterà Kevin Owens per il titolo degli Stati Uniti. Tommaso Ciampa, che è arrivato a Raw tramite il Super Draft e sta facendo davvero ottime cose. Intanto il match è iniziato già da un po'. Adesso Corbin sembra avere una reazione. Stompizza al tappeto Tommaso Ciampa, poi lo trascina verso il centro del ring, ma Ciampa se ne chiama fuori. Corbin lo insegue, Ciampa torna sul ring. Corbin di conseguenza lo insegue, Ciampa gli rifila una serie di colpi, poi lo manda sulle corde con Irish Whip e poi drop kick. Adesso il number one contender sale sulla terza corda, vuole lanciarsi. Che ginocchiata, knee drop, schienamento, uno. Corbin riesce a rialzarsi. Ciampa sale sulla seconda corda, ma Corbin lo colpisce e lo fa cadere al tappeto. Adesso Corbin prende e lancia Ciampa al tappeto con un sacco di immondizia. Lo stompizza nel petto. Ora lo rimette in piedi, prova a colpirlo, ma stavolta Ciampa contrattacca. Ginocchiata sullo stomaco. Poi prende Corbin, lo manda all'angolo. E adesso gli rifila una chop e Corbin sente il colpo. Si accascia al suolo, ma Ciampa lo rimette in piedi. Che big boot violentissimo. Mamma mia. Ancora Ciampa, trascina al centro del ring Corbin. Ginocchiata sul fianco, mamma mia. Adesso una serie di stomp. Tommaso Ciampa è carico a mille. Rimette in piedi Corbin, gli rifila una chop, poi un forearm. Adesso ancora Ciampa. Cosa vuole fare? Mamma mia. Ancora Ciampa. Continua a menare Corbin, che però reagisce, signori. Si carica Ciampa sulle spalle, poi Snake Eyes all'angolo. Adesso stompa lo stomaco. Ora Corbin prende in mano la situazione. Pressa il ginocchio sulla nuca di Tommaso Ciampa, che è parecchio dolorante. Ancora Corbin prova a frenare Ciampa, che però stavolta contrattacca. Gli fa una chop, ma poi Corbin, attenzione, bear hug, presa di sottomissione di Corbin su Ciampa, che però in qualche modo prova a reagire con una serie di colpi.
E poi dopo Irish Whip, sgambetto. Ancora Ciampa l'attacco. Prova ad indebolire il ginocchio sinistro di Corbin. Mamma mia, poderosa questa manovra di Ciampa, che adesso viene preso da Corbin. Belly to belly suplex. Corbin non si arrende e continua ad infierire. Ora rimette in piedi Ciampa. Spezza schiena. Ancora Corbin. Applica una presa alla spalla di Tommaso Ciampa, che sembra in difficoltà, ma forse in qualche modo riesce a rimettersi in piedi. Colpisce Corbin al volto e poi Corbin spinge via Ciampa. Ora lo rimette in piedi. Attenzione, choke slam con spezza schiena incorporato. E qua Corbin potrebbe tentare un clamoroso colpaccio, signori. Uno. No, Ciampa non demorde e si rialza. Allora Corbin è pronto a chiudere. E sì, ragazzi. No, Ciampa evita un tentativo di End of Days di Corbin e poi Small Package dal nulla. Uno, due e tre, ragazzi. Tommaso Ciampa beffa Baron Corbin e vince. Incredibile, Tommaso Ciampa di rapina riesce a sconfiggere Baron Corbin. Rivediamo il replay. Grande scaltrezza di Tommaso Ciampa, che gioca d'astuzia e beffa Baron Corbin, che ha provato un tentativo di End of Days, ma poi Ciampa è stato astutissimo con questo Small Package a guadagnarsi la vittoria. Incredibile. E Ciampa deride Corbin. Deride Corbin, incredibile. Corbin si lamenta con l'arbitro e Ciampa la meglio. Ciampa vince e può esultare, incredibile. Altra importante vittoria per Tommaso Ciampa, che ormai è carico a 1000 per Hell in a Cell, dove affronterà Kevin Owens per il titolo degli Stati Uniti. E adesso, ragazzi, passiamo ad una rivincita di settimana scorsa. Settimana scorsa c'è stato un grandissimo match tra i leader di Undisputed Era, Adam Cole, e il neo arrivato Dominik Dijakovic. Quest'ultimo ha sconfitto Cole e adesso ci sarà proprio questa super rivincita. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Worcester, Massachusetts, weighing in at 270 pounds, the Falcon. Two of WWE's top stars ready to go here in one-on-one action. This is the match I've been waiting for, guys, ever since it was announced. I've been looking forward to seeing these two clash. Seems like he's becoming more and more aggressive with each passing week, which you can bet has not gone unnoticed by his opposition here tonight. And his opponent, representing Undisputed Era, from Panama City, Florida, weighing in at 210 pounds, Adam Cole! How can you not respect a man who says his name with so much style and passion, Saxton? Let me try it. Adam Cole, baby! A world-traveled superstar, been making waves all around the independent scene for nearly a decade.
runs in packs, Byron. Like the three of us. E dunque si può partire dal grande rivincita del match andato in onda settimana scorsa, Adam Cole contro Dominik Dijakovic. Mamma mia, bicycle kick subito di Dominik, che vuole bissare il successo della scorsa puntata. Attenzione, è pronto per una powerbomb, ma Cole contrattacca egregiamente, lo butta fuori dal ring con una clothesline. Poi leader da Undisputed Era sulla sua terza corda, non perde tempo. Mamma mia, che volo fuori dal ring di Cole, non ci credo. Spettacolare, ancora Cole scatenato, schianta Dominik sul tavolo dei commentatori. Incredibile partenza, veramente super frizzante di match. Ancora Cole schianta Dominik su granuli d'acciaio e poi sgombra addirittura il tavolo dei commentatori. Cole letteralmente scatenato e imbufalito. Adesso Cole va sull'apron. E si lancia su Dominik. Ancora Cole. Prende Dominik, lo schianta sul tavolo dei commentatori, lo afferra per la testa. Gli fa sbattere di nuovo sul tavolo. Poi torna sul ring. L'arbitro è arrivato a 9, ma Dominik riesce a tornare in tempo prima del conto di 10. Small package però di Cole. Lo vorrebbe fare. Uno. Niente. Che brividi. Adam Cole partito veramente a bomba. Adesso Dominik dice no, contrattacca. Prende Cole, lo scaraventa al tappeto. Manovra pazzesca di Dominik, che adesso rimette in piedi Cole. Prova a infiargli una chop. Cole contrattacca. Calcione in rincorsa e prova lo schienamento. Uno, niente. Colpo di reni da parte di Dominik, che si rialza prontamente. Allora Cole sale sulla seconda corda. E va vuoto. Dominik ne approfitta. Attenzione, si getta su di lui. Mamma mia, crossbody. Calcio sulla schiena, ancora Dominik. Li mette in piedi Cole, li rifila una chop. Poi uno stomp. Ancora Dominik. Prende Cole, che però contrattacca. Lo colpisce adesso. È il momento di un scoop slam. Schienamento, niente, rope break. Dominik arriva a prendere le corde con il piede. Cole allora decide di infierire. Lo colpisce ripetutamente. Guardatelo, mamma mia. Colpi veramente pesantissimi da parte del leader della Undisputed Era, che intanto rifila un super kick e poi un German suplex a Dominik. Mamma mia, spettacolare Adam Cole, che adesso non si ferma qui. Sale sulla terza corda, si lancia. Ginocchia alte da parte di Dominik, che stronca Adam Cole. E adesso lo manda all'angolo. Lo colpisce al volto. Poi lo prende. Lo carica sulla terza corda. Divarica le gambe. Lo colpisce in faccia. Lo raggiunge là in cima. E adesso siamo pronti, ragazzi. Eh sì. Superplex. Fenomenale. Mamma mia. I due stanno bissando il successo di settimana scorsa. Anzi, stanno andando anche oltre. Adesso Cole contrattacca su Dominik. Lo colpisce. Poi dopo lo prende, lo manda sull'apron. Dominik contrattacca, manovra in springboard. Missile dropkick, non ci credo. Ancora Dominik, discus, forearm che tramortisce Cole. Lo ha tramortito. E qui ragazzi scorrono i titoli di coda. Ancora vince Dominik, no. Cole riesce a rialzarsi in tempo. Allora Dominik lo rimette in piedi, è pronto per un body slam. No, Cole gli piomba le spalle, lo spinge via. Poi lo afferra per un braccio. Attenzione Dominik in ginocchio, in difficoltà. Ma riesce con le ultime forze rimaste a colpire Cole allo stomaco ripetutamente. Poi prova una presa. No, Cole lo spinge via. Ancora Dominik. Non ci credo. Abbatte Cole con questo colpo. Mamma mia. Cole in qualche modo si rialza anche se ha fatica. E qua Dominik è pronto a schiantarlo al tappeto con questa manovra veramente dura. Ma Cole si rifugia fuori dal ring. Allora Dominik lo insegue.
Lo colpisce. Cole però contrattacca, prende Dominic, lo schianta sulle transenne del pubblico. Ancora Cole, gli fa sbattere la testa sulle transenne. Dominic contrattacca, riporta Cole sul ring, adesso lo raggiunge sul quadrato. Ancora Dominic, colpisce Cole, attenzione, non ci credo. Vuole chiudere il match, fiss your eyes ragazzi. Eh sì, è giunto il momento di saluti per Cole. Non ci credo, Dominic ancora. No, non chiude il match però, non chiude il match. Vuole indebolire il ginocchio di Cole. Poi lo rimette in piedi. Ancora colpo a mano chiusa. Cole è davvero in difficoltà. Dominic ha in pugno il match. Può bissare il successo di settimana scorsa. Ma Cole dal nulla si rialza. Prova a prendere Dominic, che però contrattacca. Colpisce Cole. Attenzione adesso, lo afferra per i capelli. Lo fa sbattere lì all'angolino. Adesso sale in cima Dominic. Vuole colpirlo alla testa ripetutamente. E Cole rimane lì a subire. Incredibile, Dominic continua con i suoi attacchi. Ma Cole adesso non ci sta più. Spinge via Dominic. Attenzione, Dominic reagisce, si scrolla di dosso Adam Cole. E poi cosa vuole fare? Manovra di sottomissione. Fenomenale, attenzione. Cole rischia di cedere, ma in qualche modo, come un'anguilla, si dimena, si libera di Dominic e poi, non ci credo, Ushigurushi da parte di Adam Cole, che adesso è pronto ad infierire in modo decisivo su Dominic. Eh sì ragazzi, è arrivato il momento della last shock e Cole pareggia i conti, siamo sull'1-1. Cole risponde alla vittoria di Dominic di settimana scorsa. E dunque sono in perfetta parità in questo momento. Cole si è preso la sua meritata rivincita. Che incontro ragazzi. Adam Cole può esultare. Grande vittoria per lui. Match grandioso con il gioco. 3.5/5. Adesso passiamo alla rivalità per il titolo femminile di Raw. Tessa Blanchard, la campionessa in carica, attualmente ancora imbattuta, dovrà difendere ad Hell in a Cell questa domenica dalle 6 del mattino sul suo canale YouTube il suo titolo dall'assalto dell'ex campionessa dei record di NXT. Stiamo parlando di Nikki Bella e Tessa salirà proprio adesso sul ring per combattere contro una neo arrivata, e stiamo parlando di Ember Moon, arrivata da SmackDown tramite il Super Draft, e quindi ultimo test veramente importante per Tessa in vista dello scontro della vita ad Hell in a Cell contro Nikki. Here comes the War Goddess. The following contest is scheduled for one fall. Making her way to the ring from Dallas, Texas, Ember Moon! Power, agility, and a frightening arc. Ember Moon is a legit threat here in WWE. The War Goddess walks among us, and it's time to fear her wrath. See, when she says it, it's cool. When you say it, Saxon, it sounds like you're LARPing. She clearly looks to be in great shape, but Corey, is she mentally prepared for this match here tonight? Well, she better be, because if she's not, I can guarantee that tonight is going to be a very short night for her. Thank you.
from Charlotte, North Carolina, the Raw Women's Champion, Blanchard. We have one-on-one action on the way, and this one should be nothing short of amazing. I don't doubt that for a moment, Michael. In fact, I would go so far as to say this match might just steal the show. And you have to applaud how bold she's been as of late, guys. She's definitely strung together some gutsy performances, Michael. It'll be interesting to see if she can keep it going here tonight. Eccoci qua, siamo pronti a partire con questo match. E intanto è arrivata una notizia dell'ultima ora, perché data la portata della rivalità tra Tessa Blanchard e Nikki Bella in vista del loro match ad Hell in a Cell, Triple H, il general manager di Raw, ha deciso in comune accordo con la dirigenza di fare in modo che il match tra Tessa e Nikki avvenga all'interno della cella infernale. Questo match deve avere una vincitrice netta. La rivalità tra le due è davvero molto importante, la posta in palio è altissima, la qualità sul ring è veramente a livelli storici e dunque serve una stipulazione adeguata per avere un match di qualità e con una vincitrice sicura al 100%. Quindi Tessa Blanchard vs Nikki Bella per il titolo femminile di Raw dentro l'Hell in a Cell. Tutto ciò avverrà, come vi ho già detto, questa domenica dalle 6 del mattino su questo canale YouTube, Hell in a Cell. E dunque i match nella cella infernale saranno ben 3: Roman Reigns contro le Fiend Bray Wyatt per il titolo universale, poi Tessa Blanchard contro Nikki Bella per il titolo femminile di Raw e poi Easy Free contro Karrion Kross per il titolo WWE. Quindi veramente tanta carne al fuoco per questa domenica. Avremo un'edizione di Hell in a Cell veramente incredibile. Sarà memorabile. Non perdetevela, perché sarà un qualcosa di incredibile. Ve lo garantisco. Intanto passiamo alla cronaca del match, che è già iniziato da un bel po'. Ha visto Tessa Blanchard dominare per larghi tratti. Adesso Ember Moon prende in mano la situazione, intrappola all'angolo Tessa, che però la spinge via, respinge i suoi attacchi e la colpisce in pieno volto. La sbatte al tappeto adesso. Prova lo schienamento. Uno, niente. Calcio sulla schiena di Tessa adesso su Ember Moon. Tessa continua a dominare, Ember Moon non ci sta, manda la campionessa sulle corde. E poi questa schiacciata accompagnata di Ember, strepitosa, che adesso guardatela come infierisce su Tessa. Ma che manovra ha tirato fuori Ember Moon. Mamma mia, e poi urla, è scatenata. Incredibile, poi prende Tessa, che era finita sull'apron ring, la riporta sul quadrato con un vertical suplex. Veramente strepitoso. Ancora Ember Moon, prende Tessa, la schianta al tappeto e poi presa di sottomissione davvero particolare. Tessa però in qualche modo rifila una gomitata ad Ember Moon, si libera della sua presa adesso, la rimette in piedi, poi Ember contrattacca, colpisce Tessa, attenzione, poi Tessa contrattacca, spinge via Ember Moon e poi Diamond Cutter prova a chiudere subito Tessa, non ci crede, finita, 1-1, Ember Moon si rialza, Tessa incredula, allora vuole infierire, Ember però non ci sta, attenzione, prende Tessa, la manda all'angolo, Ember Moon per la rincorsa, mamma mia, e prova a chiudere i conti Ember, 1-2, che brividi, Tessa si rialza per un soffio, Ember Moon ha sfiorato il colpaccio e adesso vuole infierire, no, Tessa contrattacca, se la scrolla di dosso, prova un forearm, Ember Moon la evita, back suplex. Attenzione però, Tessa prova a rinfiattare, si rifugia sull'apron. Ember adesso ne può approfittare.
prende testa, la riporta sul ring, vertical suplex. Ancora Ember, è pronta stavolta a chiudere, no. Tessa Blanchard contrattacca e poi Monkey Flip. E adesso Tessa sale sulla terza corda e chiama la sua manovra risolutiva, il Face Breaker. Attenzione, siamo pronti all'esecuzione. Ember si rialza, Tessa si lancia, ma cade rovinosamente al tappeto. Ember Moon ne può approfittare, manda Tessa sull'apron ring. Ember si scatena, prende Tessa, ancora come prima, un vertical suplex incredibile, ma Tessa si rifugia fuori dal ring. Ember Moon la insegue, perde tempo e Tessa, attenzione, si distrae, non ci credo, super kick di Ember Moon, è finita, forse è finita qui. Attenzione, Ember Moon ne approfitta, Tessa si era distratta. Ember Moon, non ci credo, Fisherman, no, neanche un Fisherman suplex, una manovra con sollevamento a Fisherman che si è conclusa in un modo devastante. Poi ancora Ember prosegue, mamma mia, incredibile. Tessa Blanchard è in serissima difficoltà, Ember Moon adesso ne approfitta, Holloway Slam, grande prova fisica di forza da parte di Ember, che però adesso subisce la reazione di Tessa che la spinge via, poi torna sul ring, sale sulla terza corda e si lancia, non ci credo, senton di Tessa Blanchard, lancio suicida fuori dal ring. Adesso però la situazione si è ribaltata, Ember passa al contrattacco, prende Tessa, la scaraventa al tappeto, mamma mia che match sta uscendo fuori. Tessa però contrattacca, prende Ember e la spinge via, poi torna sul ring, attende la rivale. L'arbitro è arrivato a 6, è arrivato a 7. Ember Moon torna sul ring per il rotto della cuffia e Tessa la colpisce, poi per la rincorsa, no, Ember contrattacca, ma ricontrattacca Tessa, Diamond Cutter. E adesso Tessa vuole riprovare il suo Face Breaker. Che match, ragazzi, che incontro. Tessa è lì sulla terza corda, attende al varco Ember che si sta rialzando e siamo pronti per la manovra risolutiva. Face Breaker va a segno, titoli di coda che scorrono, 1, 2 e 3. Tessa Blanchard vince e dunque affronterà, come già confermato, Nikki Bella ed Hell in a Cell dentro la cella infernale. Riuscirà Tessa a proseguire il suo regno dei record? Chi lo sa, saremo a vedere. Una cosa è certa, Tessa al momento è imbattuta, da quando è arrivata in WWE ha sempre vinto, non ha mai perso il suo regno, e ancora più importante con questo record. E dunque Tessa Blanchard esulta, grande vittoria per lei. Match grandioso secondo il gioco, 3 stelle e mezzo su 5. E adesso passiamo alla questione dei titoli di coppia di Raw, perché la Undisputed Era, rappresentata da Bobby Fish e Kyle O'Reilly, attende degli sfidanti per Hell in a Cell. Dunque, chi andrà ad affrontarli questa domenica? Bella domanda. Avremo un match di qualificazione per decretare i primi sfidanti. Questo match inizierà proprio ora. Avremo i Breezango, appena arrivati da NXT tramite il Super Draft, e poi la reunion, o meglio la prova di reunion, tra Dean Ambrose e Seth Rollins. Settimana scorsa i due hanno provato ad avere un confronto pacifico sul ring dopo le diatribe del passato, e Dean Ambrose ha deciso di dare un pizzico di fiducia all'ex messia di Raw. Gli ha detto che se i due saliranno sul ring per qualificarsi per i titoli di coppia di Raw e Seth si comporterà
bene e non gli darà motivo di dubitare, allora per Dean l'alleanza potrà anche durare nel tempo e chissà che i due non ritornino affiatati come ai tempi dello Shield. Staremo a vedere. Comunque, Dean Ambrose e Seth Rollins contro i Breezango. Chi vince affronterà la Undisputed Era ad Hell in a Cell questa domenica per i titoli. It's the fashion popo. The following contest is scheduled for one fall. On the way to the ring, at a combined weight of 456 pounds, the team of Tyler Breeze and Fandango, Breezango! Breeze and Fandango hit a rough patch due to injuries, but they are back in fashion thanks to a return to NXT. I agree, Saxton. It was a great move for the fashion police. Have you seen what people wear in Florida? I think the look of confidence on the face of Seth Rollins says it all. He is ready. Rollins, one of the greatest of this generation. And their opponents first, from Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds, Seth Rollins! Seth Rollins looks like he's more than ready for this matchup here tonight. You have to respect the determination and the ferocity he brings with him to the ring. Seth Rollins didn't topple a king and slay a beast by taking them lightly or showing mercy. Seth always fights to win. It's taken blood, sweat, and tears for Rollins to get to where he is today. I don't think he's about to start going easy on his opponents or himself anytime soon. The King Slayer set for action. And his partner from Cincinnati, Ohio, weighing in at 223 pounds, Dean. Ladies and gentlemen, we have tag team action coming up. And given the state of the tag team division right now and how incredibly competitive it is, this match might just make or break one of these teams. And guys, you can bet there are plenty of superstars in the back crowded around the monitor for this one. Yeah, this really is an intriguing matchup, Cole, and the end result can very well trigger a domino effect on the rest of the roster. E dunque, prove di reunion tra Seth Rollins e Dean Ambrose. I due sono stati per anni alleati nello Shield, poi le loro strade hanno preso direzioni differenti, come già sappiamo. Seth Rollins fino a poco tempo fa era un super cattivo, era il leader degli Anarchist, nonché il messia di Raw,
Adesso Erin Savito sembra voler tornare ad essere l'architetto di un tempo, ma deve guadagnarsi la fiducia di Dean. E dunque questo match potrà aiutare i due sicuramente a recuperare un po' di affiatamento, un po' di fiducia, perché vi ricordo che chi vince questo match potrà affrontare questa domenica Undisputed Era e Hell in a Cell per i titoli di coppia di Raw. Intanto Tyler Breeze mena Seth Rollins, che però adesso sembra voler reagire. Body slam con atterraggio in seduta, c'è lo schienamento di Seth, ma niente da fare. Tyler Breeze si rialza, allora Rollins sale sulla terza corda, non vuole perdere tempo, si lancia il bow drop, ma va a vuoto. E Tyler Breeze ne approfitta, colpisce Seth, DDT a corto raggio. Cambio tra le fila di Brisango, torna Tyler Breeze e Fandango, scusate. Seth però lo bracca, lo manda sulle corde, spesa schiena. Adesso c'è il cambio. Entra nel match Dean Ambrose, il Lunatic Fringe, che adesso prende Fandango, back suplex, lo manda al tappeto e prova a schienarlo. Uno, niente. Fandango si rialza prontamente. Allora Dean decide di infierire, lo colpisce ripetutamente, ma Fandango non si piega, anzi reagisce, prende Dean, vertical suplex, no, ginocchiata di Dean che prova a farlo, attenzione small package, giù, niente. Fandango si rialza. Allora Dean vuole continuare ad infierire, colpisce ripetutamente Fandango, poi prende la rincorsa, close line, lo butta fuori dal ring e poi ancora Dean sale sulla terza corda, si lancia all'esterno, elbow drop spettacolare di Dean Ambrose, che adesso prende Fandango, lo riporta sul ring ed è pronto a schienarlo nuovamente. Uno, niente. Si rialza ancora Fandango. Allora Dean continua ad infierire. Fandango contrattacca, colpisce Dean che però se lo scrolla di dosso e adesso va da Seth Rollins. Cambio e Rollins adesso si avventa su Fandango con un drop kick, poi lo rimette in piedi, spinning kick, ancora Seth. Fandango non ci sta, spinge via Seth, close line. E adesso che vuole fare Fandango? Prende tempo e poi dà il cambio a Tyler Breeze, che torna sul ring, prende Seth, lo mette seduto, poi prova a storcergli la testa con questa presa, attenzione, ma Seth non ci sta e colpisce Tyler Breeze. Poi dopo, mamma mia che manovra, uno, niente. Tyler Breeze dice no e allora Seth Rollins lo rimette in piedi. Ma ancora Tyler Breeze, snap suplex. Ancora Tyler, rimette in piedi Seth, super kick. E qui mi sa che i Brisango possono fare il colpaccio, uno. Niente. Seth riesce a rialzarsi. Tyler Breeze si mette le mani in testa, attenzione, Seth adesso prende per il braccio Tyler, che in ginocchio, attenzione, Tyler contrattacca, attenzione, ma Seth ricontrattacca, spinning kick, no, small package da terra di Tyler Breeze che afferra Seth, 1-2, finita, no, che brividi, Seth riesce a rialzarsi, mamma mia. Ancora Tyler, prova questa presa. Seth in difficoltà, Tyler infierisce. Lo scanda al tappeto e poi l'attende al varco. È pronto per la sua manovra risolutiva. Attenzione! No! No! Seth Rollins evita il beauty shot. Non ci credo. Seth Rollins evita il beauty shot. E attenzione, è pronto ad approfittarne.
Carl Stomp in arrivo, poi va da Fandango, attenzione, che però si avventa con un crossbody incredibile. Seth a questo punto non deve far altro che dare il cambio a Dean Ambrose, che torna sul ring, va verso Fandango, che però si rifugia all'esterno. E allora Dean si lancia su di lui, si avventa come una belva, lo manda al tappeto, poi contrattacca Fandango, che schianta Dean vicino ai gradoni d'acciaio. Sembrava giunto l'epilogo del match, ma i Breezango hanno ancora energia in corpo. Attenzione, botta e risposta tra Dean e Tyler Breeze. Che succede? Dirty Deeds! Dirty Deeds! Di Dean Ambrose che tramortisce Tyler Breeze all'esterno del ring, non ci credo. E poi Dean prende Tyler, lo schianta sul bordo ring. Ancora Dean prende Tyler, lo riporta sul ring, lo trascina verso il centro del quadrato. Ma Tyler gli fa uno scambetto, attenzione, Enziguri kick. Attenzione adesso, ancora Tyler Breeze infierisce su Dean. Che match ragazzi, Dean adesso si rialza, si avventa su Tyler e lo colpisce ripetutamente. Ancora Dean che vuole infierire su Tyler, adesso lo prende, lo manda all'angolo, Dean prende l'incorsa. Attenzione, che succede? Fandango si è preso il cambio alla coatta, spinning kick su Dean Ambrose e c'è la chiusura, non ci credo. Uno, no, niente, Dean si rialza, Fandango si mette le mani in testa, attenzione, Dean lo prende, lo manda all'angolo dove c'è la giata di Breeze. Cosa vuole fare Dean? Non ci credo, sandwich di Dean Ambrose che stompizza Fandango e poi prova a chiudere l'incontro, non ci credo. Uno, due, no, 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 no e no, non basta. Fandango ancora si rialza, prova a colpire Dean, che però lo evita. Fandango contrattacca, Irish Whip, ma c'è una gomitata di Dean, che attenzione, prende Fandango. Neckbreaker di Dean Ambrose, che ancora non si ferma, continua ad infierire. Attenzione, proprio una close line, ma va a vuoto, Enziguri kick di Fandango. Dean si rifugia fuori dal ring. Fandango prova a gettarsi, ma va a vuoto. Allora Dean con la close line lo tramortisce, non ci credo. Ancora il Lunatic Fringe continua ad infierire su Fandango. Mamma mia, lo stompizza ripetutamente. Dean scatenato, prende Fandango, lo riporta sul ring. Fandango cerca di rialzarsi. E colpisce Dean, che però prende Fandango, lo manda all'angolo. Fandango contrattacca, ma Dean risponde evitando il suo attacco e riesce a dare il cambio a Seth Rollins, che si avventa su Fandango, che voleva andare da Tyler Breeze per dargli il cambio, ma niente da fare. Roll up e poi super kick di Seth Rollins, che tramortisce Fandango, colpisce Tyler Breeze, non ci credo. Seth Rollins adesso colpisce Fandango, rincorsa dalle corde. Carl Stomp, non ci credo. Carl Stomp di Seth Rollins, che però non schiena Fandango. Attenzione, va da Tyler Breeze, lo prende, lo schianta sui gradoni d'acciaio. E qui Seth dà una dimostrazione di fiducia a Dean Ambrose. Vuole fargli vedere che Dean può fidarsi di lui e gli dà il cambio per consegnargli le chiavi della vittoria. Dirty Deeds, ed è finita. Abbiamo i nuovi number one contender. 1, 2 e 3, è finita. Dean Ambrose e Seth Rollins questa domenica dell'In a Cell affronteranno la disputa d'era per i titoli di coppia di Raw.
Grande dimostrazione di fiducia, ragazzi, di Seth Rollins, che poteva tranquillamente chiudere il match dopo il curb stomp, ma ha voluto far capire a Dean di essere cambiato. Non è più il leader degli Anarchists. Dicevo, non voleva fare come ai vecchi tempi, quando era leader degli Anarchists, che pensava solo alla vittoria e al risultato finale. No, ha dimostrato un grande gesto di altruismo, concedendo l'assist al suo partner di coppia per chiudere il match. Quindi dimostrazione di lealtà di Seth Rollins, che sembra aver fruttato, perché i due questa domenica dalle 6 del mattino ad Hell in a Cell potranno collidere per i titoli di coppia di Raw contro Bobby Fish e Kyle O'Reilly in rappresentanza dell'Undisputed Era. Il migliore di sempre è questo match secondo il gioco, 5 stelle su 5. Noi siamo arrivati ad un piccolo ed ultimo passo prima del nostro main event, dove vi ricordo che sarà presente il general manager di Raw, Triple H. E dunque adesso avremo in azione la Miss Money in the Bank, la detentrice della valigetta, Lacey Evans, che ancora non ha deciso quando incassare la valigetta, però intanto la sua figura incombe in modo veramente diabolico nel roster di Raw. Quando incasserà, chi lo sa, staremo a vedere. Intanto però godiamoci le prestazioni della detentrice della valigetta. The following contest is scheduled for one fall. Making her way to the ring from Australia, Emma! One-on-one action coming up here, guys, and I'm willing to bet this will be one we won't soon forget. Totally agree, Michael. When you have two superstars as hungry as these two competing in the ring, you can bet it'll be memorable. Determined looks on these faces of these women, for sure. Wouldn't you agree, Byron? Absolutely, but that shouldn't come as any surprise, especially considering how intense the women's division is right now. It's Miss Money in the Bank. And from Paris Island, South Carolina, Lacey. Surprised by the intensity level inside this arena right now. Not in the least bit, Michael. This is the one the WWE Universe has been looking forward to for quite some time. And I'd say these women definitely look ready to get this one started. So am I, Michael. I don't think I've ever seen these women give a poor performance. And I'm willing to bet tonight will be no different. E dunque si può partire col match. La Miss Money in the Bank, Lacey Evans, che ancora non ha deciso di incassare il suo contratto. La sua rivale Emma. Come dicevo prima, ci possiamo godere le prestazioni della Super Miss Money in the Bank in attesa che decida di incassare il suo contratto. È da davvero tantissimo tempo, già da quando era nel roster di NXT, che ha vinto la valigetta, ma non ha mai fatto nulla per darci modo di intuire quando avrebbe incassato il contratto. Anzi, è letteralmente sparita per vari mesi. E dunque, adesso che è passata a Raw tramite il Super Draft, Lacey è diventata sicuramente molto più presente. Quindi staremo a vedere, chissà che non decida di incassare il contratto a breve. Staremo a vedere. Sicuramente lo farà quando meno ce lo aspettiamo. Dunque, a sorpresa. Intanto, mamma mia, dominio pressoché totale, appunto,
da parte di Lacey Evans, che sta letteralmente brutalizzando Emma. La sta sballottando da una parte all'altra del ring senza pietà. Emma adesso contrattacca, però manda Lacey Evans sulle corde. Poi niente, Lacey Evans scalcia via Emma e poi vuole salire sulla terza corda. È pronta a gettarsi Lacey. Cosa vuole fare? Moonsault, moonsault. E prova anche lo schienamento. Uno. Niente. Schienamento con buon fine ancora Lacey Evans all'attacco. Ma Emma adesso contrattacca. Manovra in schiacciata. Poi una serie di stomp. Adesso Lacey Evans non ci sta e reagisce. Colpisce Emma ripetutamente. Poi con un big boot terrificante. La butta fuori dal ring. Adesso Lacey la insegue all'esterno. La prende e la schianta sul palo esterno. Ancora Lacey Evans. Prende Emma, la schianta sul bordo del tavolo dei commentatori. Ora la rimette in piedi. Emma contrattacca. Calcio allo stomaco. Prova una close line. Lacey però contrattacca. Riporta Emma sul ring. Adesso manovra in springboard di Lacey. No, torna sul ring, però Emma ne approfitta. Forearm. E adesso, mamma mia, tentativo di vertical suplex di Emma. Guardate, mamma mia, che vertical suplex. Ancora Emma. Prende Lacey Evans. E c'è un rocket launcher, ragazzi, che proietta Lacey Evans proprio sulla seconda corda. Lacey però si rialza, ma Emma la riagguanta. Spezza schiena. E poi Emma spinge via Lacey Evans, che adesso si rialza a fatica. Emma si avventa su di lei. Ancora tentativo di rocket launcher come prima. Mamma mia. Ancora Emma. Rimette in piedi Lacey, che però stavolta dice no. E manda al tappeto Emma, non ci credo. E poi Lacey Evans vuole provare a chiudere con questa manovra. Incredibile. Uno, due. No, no. Emma dice no e si rialza. E allora Lacey Evans sale sulla terza corda. E poi no, cambia idea. Cambia tattica. Rimette in piedi Emma e poi decide direttamente di infierire il suo colpo da KO e chiudere così il match in modo molto più semplice e pratico. No! No, non ci credo. Emma si rialza al conto di due e prende in mano la situazione. Non ci credo. Spezza schiena. Clamoroso, clamoroso kick out di Emma, che si rialza al conto di due. Non ci credo. Era una vittoria ormai sicura, quella di Lacey Evans, ma Emma ha detto no. Incredibile. Adesso Emma sembra essere in grado di reagire. Colpisce con una ginocchiata Lacey Evans all'angolo. Però li mette in piedi, close line. Ancora close line, super Emma. Drop kick. Ancora Emma, rimette in piedi Lacey Evans. La prende, la manda all'angolo. Attenzione, la Swan Pizza e poi è pronta. Con la sua manovra, no, no, no. Manovra speciale di Emma, evitata da Lacey Evans, che si avventa su di lei. E rifila una serie di pugni in faccia. Emma prova a reagire. Calcio allo stomaco di Lacey Evans. E poi che fa? Che fa Emma? Si rifugia fuori dal ring e poi che fa? Perde tempo. Allora Lacey Evans ancora si riavventa su di lei con una serie di pugni. Ancora Lacey Evans prende Emma, la schianta sulle transenne del pubblico. Emma contrattacca, prova una close line, ma Lacey Evans contrattacca.
Ricorre attacca Emma che schianta sulle transenne Lacey Evans. Le due sono sulla rampa. Attenzione Lacey Evans. Attenzione, esegue un Russian leg sweep ai danni di Emma e poi torna sul ring. L'arbitro è arrivato a 8. Lacey Evans esce fuori dal ring, non vuole vincere per count out. E allora torna da Emma, che però adesso la evita. Ma Lacey contrattacca, schianta Emma oltre la rampa. Siamo di nuovo nella zona di bordo ring. Lacey Evans, attenzione, schianta il tappeto Emma con questa manovra terrificante. Poi dopo la riporta sul ring. E mi sa che qui per Emma non c'è più niente da fare. Lacey Evans la rimette in piedi e ritenta il suo colpo da KO. Stavolta andrà a buon fine anche lo schienamento. E infatti è così. 1, 2 e 3. Lacey Evans, Miss Money in the Bank, vince. Here's how Evans captured the victory here tonight. Ed ecco la vittoria, l'esultanza di Miss Money in the Bank, Lacey Evans. Grande vittoria per lei, match grandioso secondo il gioco, 3 stelle e mezzo su 5. Adesso siamo arrivati al nostro main event con il promo del general manager di Raw Triple H. Cioè noi ci vediamo subito dopo per i saluti finali. Probably not the last time we'll hear from him. He's a man on a mission. Let's see what he has to say. Going to be hard getting into the arena with an ego that big. And so it begins. Okay. One of the most popular superstars in the WWE, no question. A fine line between being competent and being an egomaniac. Well, okay. The fans are eating it up. Okay.
going to be hard getting into the arena with an ego that big. That sums it up. Couldn't have said it better myself. Not sure what to say about that, except let's go. There's no doubt that everyone in this capacity arena is behind that statement, partner. E dunque ragazzi, dopo le dichiarazioni nel main event del General Manager di Raw Triple H, la puntata termina qui. Spero che vi sia piaciuta, vi ringrazio per aver partecipato alla visione e vi do appuntamento per il prossimo episodio della Universe Mode, che sarà sempre qui su questo canale YouTube, venerdì alle ore 15 con l'ultimo episodio di SmackDown prima della disputa di Hell in a Cell, che vi ricordo andrà in onda questa domenica dalle 6 del mattino, sempre qui su questo canale YouTube. Ci vediamo venerdì, ripeto, ore 15 con SmackDown. Ciao!